Buonasera a tutti, benvenuti alla Grappalunga. Questa è una serata di presentazione su Hostess. Prima di dare la parola a Dennis, che è il nostro relatore stasera, vi spiegherò brevemente cos'è Grappalunga. La nostra è un'associazione che si occupa di software libero e di notare dei sistemi operativi Linux e tutte le applicazioni che ci girano sopra. È un gruppo aperto a tutti che si riunisce ogni settimana, ogni martedì sera, qui in questa stanza, vicino al giovanile. Quindi cerchiamo di organizzare corsi, serate, altri eventi, attività, sempre in ambito comunque di software, di open source e su Linux. Perciò se volete venire anche qualche altra volta siete benvenuti tutti quanti. Adesso lascio la parola a Dennis, che è un di TV, che è il gruppo utenti di Hostess in italiano. E quindi grazie. Allora, piacere a tutti, l'abbiamo già presentato molto bene, sono Dennis Gasparini e sono qua oggi per parlare di Hostess, al posto di una grappa che vista la serata ci sarebbe anche stata, magari non segretissima. Allora, intanto, due parole su chi sono io, appunto sono ingegnere informatico, Dennis Gasparini, sviluppo software ormai da 15-16 anni, ho esperienza su Hostess più o meno per lo stesso periodo, quindi dall'inizio 2000, e sviluppo sia in ambito web che in ambito desktop, anche su mobile, e mi occupo anche di di parte della sistemistica, quindi sistemi Linux, VMware, Blade, Server, senza disegnare cloud. Sono contributor del driver PDO del Hostess e PHP, non so chi di voi conosce PHP, il PDO è la libreria che è quella standardizzata che viene utilizzata per quello che è il database. C'è anche il driver, quello nativo per Hostess, però su quello non ho contribuito. In più sono socio di TPUG e faccio parte anche del team editoriale che in questo momento sta rilanciando l'attività dell'associazione a livello nazionale. È uno anche dei motivi per cui sono qua questa sera, per cercare di promuovere e diffondere l'utilizzo di Postgres tra di noi, cercare di diffondere il verbo. Allora, sul ponte di Bassan ci daremo la mano, chi di voi sa come continua la canzone? Essendo gli informatici, non so scritto qua comunque, e ci daremo un bacino d'amore, anche a noi, quindi siamo qua, ci diamo la mano, piacere, io sono Dennis e andiamo avanti. Allora, innanzitutto, Postgres, chi è costui? Chi di voi ne ha mai già sentito parlare? No? E, chi di voi, faccio un po' di domande anche per capire un po' come muovermi poi su certe terminologie. Chi di voi ha mai usato un database relazionale o sa cos'è un database relazionale? Ottimo. E ad esempio, chi di voi ha mai usato MySQL? Una parte, oppure Oracle, SQL Server, Access, usato. Il Postgres chi è? Allora, Postgres è innanzitutto un database relazionale, come dicevo prima. Un database relazionale particolare, è object oriented. Cosa vuol dire? Vuol dire che consente, ad esempio, la teoria il database relazionale da cui derivava la prima versione, consente di creare delle tabelle che derivano e ereditano delle tabelle, posso avere una tabella padre e n tabelle figlie. È un meccanismo che ormai viene utilizzato e consolidato per creare i partizionamenti, lo vedremo poi. La prima versione è datata 1 maggio del 1995, quindi il prossimo anno compirà 20 anni e uscì la versione 0.0.1. Poi ne sono state fatte 6 major release dal 1995, ora siamo alla versione 9. C'è stata la Postgres 95, la 1.0, la 6, la 7, la 8, la 9. Il mio primo utilizzo è stato alla 7, che è appunto datata intorno all'inizio del 2000. E poi 23 minor release, quindi vuol dire 7.1, 7.2, 7.3. Adesso siamo alla 9.3 e in fase di rilascio in questi giorni non è ancora uscita. Non è ancora uscita la 9.4, ma insomma è questione di giorni. Però all'incirca abbiamo una minor, una major all'anno, una versione all'anno viene sempre
La cosa buona di queste versioni è che non sono solo bug fixing, rimangono, ma introducono anche nuove funzionalità. Vediamo qua un esempio di una o due funzionalità che verranno introdotte nel passaggio dalla 9.3 alla 9.4. Bene, iniziamo un po' a fare una carrellata. Ho pensato di dividere il talk in due parti, magari fare anche una pausa, perché sennò poi diventa... Io faccio qualche battuta ogni tanto, faccio finta di ridere, ho diviso in due parti, magari poi a un certo punto facciamo qualche minuto di pausa, o se avete domande interrompetemi pure, non fate dei problemi. Una prima parte dove faccio una carrellata delle feature di Postgres, proprio a tutto tondo, e poi una seconda parte dove porto anche degli esempi, quindi avete modo anche di toccare con mano. Poi c'è un esperimento alla fine che spero capisca, se ci riesco è cosa buona, se tiene la connessione di internet. Allora, quella formula là, PGSQL uguale a S al cubo, sapete qualcuno chi l'ha scritta? A distanza, no? Sì. È una nota funzione matematica coniata da Michael Stonebreaker, qualcuno sa chi è? Ovviamente, non sa neanche a che non ho scritto. È il professore dell'Università di Berkeley che ha dato origine al progetto Postgres, il primo originale, nel 1984, perché è partito, era una versione molto sperimentale. Non è stato comunque qui. Andrew Yu e Jolly Chen, due attori del film di karate cinesi o giapponesi, sono i due che hanno scritto, erano dei corsisti dell'Università di Berkeley, hanno scritto la prima versione di Postgres. Postgres 95 che vedevate prima l'hanno scritta loro. In realtà la formula l'hanno scritta qui, una sorrentata. Non è una formula, deriva da PGSQL che è il nomignolo che si dà a Postgres normalmente. Postgres, PostgresQL, PGSQL. E S al cubo sta per tre fattori su cui Postgres va ad agire. Una è la semplicità, S di semplicità. Adesso vedremo qualche esempio. Scalabilità e sicurezza. In tutti questi tre ambiti Postgres può dare e può dire la sua. Partiamo dalla semplicità. Allora, innanzitutto è installabile in qualsiasi sistema operativo, quindi Linux, qualsiasi, scritto tutte le maggiori, era per impianare la slide, Mac OS X, FreeBSD, Windows, anche su Windows in modalità nativa, non con Cygwin o altri emulatori, quindi proprio è compilato su Windows. Ed è disponibile, ormai è presente, su tutte le piattaforme cloud, AWS, Heroku, OpenShift e forse ne conoscete altre. Meno male, è presente un po' dappertutto. E dove non lo trovate, normalmente sono nei sistemi di hosting, quelli classici web, potete avere su internet, dove normalmente trovate MySQL. Dispone di client da riga di comando e anche grafici gratuiti, molto semplici, in particolare in SQL, che questa sera useremo abbastanza spesso, è il tool da riga di comando. Consente di qui si accede dal terminale a Postgres, si dirige ad un grafico. PSQL è distribuito nella distribuzione originale e insieme con Postgres stesso, con il server, quindi viene sempre aggiornato. PGAdmin invece è un tool sviluppato da un sviluppatore terzo, che però fa parte del gruppo di sviluppatori di Postgres e viene comunque aggiornato manualmente. Postgres è semplice perché aderisce agli standard SQL 2008 e ACID. Aderisce agli standard, questo è il motivo della semplicità. Nel momento in cui ho imparato a fare una query secondo gli standard, bene o male funziona anche in Postgres, non la devo toccare. Invece Oracle, MySQL, altri SQL Server hanno tutti un loro dialetto. Anche Postgres ha delle estensioni, delle caratteristiche di linguaggio proprietarie per fare alcune cose. Però la parte di linguaggio vera e propria è molto standard. E ACID, qualcuno sa cos'è? Non è una parolaccia. Garantisce l'integrità adesso non sottovede. Adesso l'ho messo scritta, che così mi ricordo. Atomicità, consistenza, isolamento e durabilità. Cosa vuol dire? Le caratteristiche fondamentali che deve avere un database. Atomicità vuol dire che eseguo, nel momento in cui eseguo una transazione, deve andare o tutta o niente, va o no. Consistenza vuol dire che indipendentemente che la transazione vada bene o male, alla fine della transazione il mio database deve essere consistente, no? Che ho
fatto comico, un po' abortivo la transazione, mi sembra farsi bene dire che la primaria è l'indice minimo su una corona. Isolamento vuol dire che una transazione, due transazioni attive non si possono influenzare l'una con l'altra, e durabilità vuol dire che quando ho dato il commit, quindi ho detto ok, ho chiuso la transazione, i dati vengono effettivamente salvati, penso che sia scopo principale di un database, però non sempre è così. Dispone di una configurazione pronta all'uso, quindi una configurazione che consente velocemente di partire. Adesso vedremo come si installa. E anche una licenza molto semplice, quello che vedete. Questo è un esempio di installazione su Debian. Vedete che la parte di installazione è più per aggiungere, questa è la Debian, poi ci sono altre distribuzioni che hanno più o meno la stessa filosofia, è per aggiungere i repository alla VD. Dopodiché, nel momento in cui ho aggiunto i repository, l'installazione è veramente una apt-get install di Postgres, e poi vediamo anche l'istruzione per esempio creare un database, quindi con PSQL accedo al database e creare un database. Fine. E ho installato Postgres ed è già funzionante. Perché devo aggiungere i repository? Perché la Debian mantiene i pacchetti, ma non sempre sono aggiornati all'ultimissima versione, dipende insomma un po' come tutte le distribuzioni Linux. Postgres come associazione, ci sono membri di Google ma anche a livello internazionale, mantengono il repository aggiornato di Postgres per Debian sul sito principale proprio di Postgres, quindi si può scaricare e avere sempre la versione aggiornata e compilata da professionisti che conoscono come lavora Postgres, anche se è semplicissimo compilarlo, non è difficile, configura e metti in questo. Allora, adesso andiamo su PSQL e proviamo a eseguire queste istruzioni. Questo è un esempio di utilizzo di PSQL. Allora, switch sulla console, con il comando backslash i, è un'istruzione specifica di PSQL, impongo ed eseguo un altro script SQL che mi andrà a creare e a popolare la tabella produttori, vediamo il caso che scrivo, vediamo se qualcuno indovina di cosa. Ci connettiamo al database e importiamo il file crea tabella produttori. In questo caso PSQL mi consente di andare ad eseguire uno script e fare un po' anche lo step by step delle istruzioni che ci sono dentro. Quindi ogni riga di SQL che c'è mi chiede prima, vuoi eseguirla o vuoi che mi fermi? Molto utile quando avete degli script complessi e non sapete cosa vanno a fare. Gli script con PSQL possono contenere variabili, possono contenere, cioè SQL, ma possono contenere un piccolo linguaggio suo, possono avere delle variabili, delle cose, consentono di fare cose anche molto complesse. In questo caso vi dico ok, si crea. E poi la riga che vedete sotto, copy, produttore, ragione sociale, eccetera, 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 mi consente di di popolare la tabella. Ok, adesso andiamo a vedere cosa c'è dentro la tabella. Nessuno mi ha detto cosa ho caricato. Produttore di grappa. Grande. Adesso vado una cultura e andare a ritrovare. Allora, ecco qua, si vede un po' male, ma adesso lo sistemiamo subito. Comunque, vabbè, ne ho presi qualcuno, ho messo solo uno di passaggio del grappa, penso che sia un po' diversi. Vedete che la formattazione fa un po' turbo schifo, come direbbe un mio amico. Il perché è perché chiaramente sborda e non vedo bene le righe. Beh, PSQL può venire in aiuto. Ti può venire in aiuto con quel comando particolare che si chiama backslash x che abilita l'output sparso. Se do backslash x, quindi mi dice display on ed eseguo, a questo punto la query, cioè la query è la stessa, non è che l'ho cambiata, però mi metti i dati in verticale, quindi ho sulla sinistra le colonne ovviamente e a destra i valori. Torna comodissimo a questa visualizzazione, non solo perché qua ho lo schermo grande, ci sta poco, cose,
Ma pensate a tabelle dove avete magari anche le righe di 200, 300, 400 caratteri, potete avere anche lo schermo 400 pollici, ma comunque è il sistema che vi torna a casa. Quindi è molto comodo per visualizzare e formattare i dati, questo tipo di cose. Ha una modalità che un quadro può fare una specie di browser orizzontale, tipo se scrollare? Di scrollare? Scrollare non lo so, bisogna vedere se quello che può fare è disabilitare o aggiungere funzionalità di allineamento. Ad esempio, la tabella, così come la vedete con i byte e le righe, possono essere tolte. Si può aggiungere un formattatore diverso, insomma. Questo su questa è una cosa impreparata. Dovrei andare avanti. Ecco, un'altra funzionalità che vi dicevo prima è la possibilità di impostare una variabile. Sono sempre comandi non SQL, quelli che vedete con il backspace sono comandi di escape, di SQL, i suoi proprietari. E con backslash set provincia Vicenza vado a impostare una variabile provincia, facciamo gola. Non Vicenza, ma Vicenza, e poi posso fare la query. Sono disponibili tutte le funzioni che avete in Bash per fare le ricerche, quindi ad esempio se voglio ricercare una query all'indietro, CTRL R, scrivo produttori, mi fa la ricerca al contrario, quindi posso vedere direttamente, trovare velocemente la mia query. Where, provincia, uguale, due punti, eccolo qua, e così mi ha eseguito la query. Ho fatto l'escape della variabile con due punti e tra api ci ho messo la variabile. Quello è il modo che ha implementato PSQL per fare l'escape della variabile. Quindi allora avete visto che PSQL vi dà, in linea, se non vi ricordate una funzione di Postgres cosa fa? Mi serve dell'app contestuale, quello da qui. Come? In questo caso vi sta dando il manuale di tutta la select, e quindi in questo caso avete direttamente tutto l'app contestuale se non vi ricordate come lavorate, come funziona. Ok, andiamo avanti. Domande? Questo è un esempio di bgermine, non lo approfondisco, comunque vedete che è un grafico, la cosa buona è che vi consente di visualizzare le relazioni, ad esempio con Swatches, banalmente, piuttosto che vi consente anche di visualizzare le tabelle, per caso vedete l'explain, lo avremo modo di vedere più avanti, l'explain, cioè come viene eseguita una query, come compone e mette insieme i dati di una query. Semplicità anche di licenza. Quella è la licenza di Postgres, non bisogna aprire righe, è tutta là. E ho evidenziato quello che è la cosa più importante, cioè il fatto che potete usarlo, copiarlo, modificarlo, distribuirlo assolutamente senza che vi venga richiesta alcuna fee, di nessun genere. Non siete obbligati a rilasciare il vostro codice sorgente insieme con Postgres, potete fare veramente quello che volete, lo potete modificare come cavolo volete e rivenderlo alla vostra e nessuno vi verrà mai a dire niente. Questa è la licenza, non c'è altro. Tutto il resto serve semplicemente per dire non è colpa mia, l'Università di California e quant'altro, se per caso c'è un bug che perde i dati. Questo penso sia un po' normale di tutti i prodotti open source. La licenza di MySQL, allora ci sono due link che puntano alla licenza. Una è la licenza GPL, sto parlando della Community Edition, perché in realtà c'è anche la versione della Community. E poi hanno dovuto creare una eccezione alla GPL per le librerie client, ma non invece per la parte server. Quindi vi invito eventualmente ad andare a leggere, se volete approfondire quelle slide, vi invito per vedere sul sito. Passiamo alla seconda S, la scalabilità. Scalabilità in termini di performance. Scalabilità orizzontale, qua uso dei termini un po' tecnici per chi conosce un po' la teoria di database, quindi data partitioning e data sharding. Data partitioning vuol dire che se ho delle tabelle molto grandi, milioni e milioni di record,
posso decidere di partizionarla, ad esempio, per data, mese, anno, oppure per altri valori che decido. E farne tabelle più piccole, così riesco, che ne so, ad accedere più velocemente, oppure a un certo punto non mi serve più l'anno 2008, tolgo la tabella e ho comunque il mio database funzionante. È una tecnica che ad esempio viene usata comunemente anche magari nei sistemi di business intelligence. Data sharding invece è un altro termine ancora diverso che consente di spezzare il database su server diversi. Quindi potrei avere un server qua a Bassano, uno a Vicenza e uno a New York. E come funziona? Non è che ci sia comunicazione tra i vari server, in realtà ci sono dei tool che consentono di spezzare e mandare le query su database diversi. Tra questi ci sono c'è una store possible particolare sulla DL Proxy che è stata sviluppata da Skype. Chi ha scritto Skype? Il database che c'è dietro, Postgres. Quindi e quando hanno inventato quel tool gli serviva per mantenere le utenze americane sui database in America e le utenze europee nei database in Europa, per andare che fossero più vicini e ridurre i tempi di accesso. Fermo restando che volevano distribuire dappertutto, perché se io andavo in America dovevo comunque poter accedere a Skype. Consiglio di utilizzare i tablespaces, qualcuno sa cosa sono? Qualcuno sa quali sono le partizioni di un disco, no? Che si vanno a fare. Perché normalmente si vanno a fare delle partizioni? Beh, per motivi di spazio, ma anche magari per motivi di performance. Prendete un server. Su un server potreste avere dei dischi molto veloci e dei dischi più lenti. Quindi potreste voler mettere delle tabelle che usate poco all'interno di dischi lenti. Delle tabelle che invece usate spessissimo, perché sono continuamente accessi, su dei dischi più veloci. Create due partizioni sul disco, una che punta ai dischi veloci, una che punta ai dischi più lenti, e poi dite a Postgres di usare un tablespace diverso, cioè dire la tabella A va sulla partizione veloce, la tabella B sulla partizione più lenta. Consente di avere degli hot standby. Cosa sono? Sono dei server secondari con il database all'interno, replicati in tempo near real time, quindi ricevono tutte le query che sono andate bene, sono state salvate, e consentono di essere interrogati sulla lettura. Quindi ho una posizione di un database master, n database slave, anche in scalata, però non posso scriverci sugli slave, posso fare solo query di selezione. Questa è una differenza rispetto ad esempio a MySQL che ha la funzionalità master-master. Quindi da questo punto di vista, ad esempio, MySQL ha una soluzione in più. Nel caso di Postgres, comunque ci si sta lavorando, cioè ne vedremo poi verso più avanti. Consente di avere delle viste materializzate. Allora, per chi non sa cos'è una vista è una query, magari che rimanda un'altra query molto più complessa. Cioè, se avete una query, se avete asterisco da mia tabella, in join un'altra tabella, left join con quest'altra, se la dovete scrivere ogni volta, è un po' una struma. Oppure perché banalmente volete dare accesso al cliente alla tabella tramite un Excel collegato via VDC o quello che volete e non volete che il cliente conosca e debba fare tutta la giornata, gli date direttamente la vista. La vista su Postgres è in sola lettura. La vista materializzata è utilizzata normalmente nei sistemi di business intelligence perché prende i dati della query, li importa in una tabella e li materializza. Poi avremo un esempio proprio live dell'utilizzo di una vista materializzata, quindi vado avanti. Gli indici GIST e gli indici GIN, perché questi mi sono scritti perché non mi ricordo assolutamente mai qual è l'acronimo. GIST sta per Generalized Search Tree, è un template di indice, di strumento per creare schemi arbitrari di indicizzazione. Cosa vuol dire? Domani vi inventate un nuovo tipo di dato da mettere nel database, lo scrivete voi, e GIST vi dà il framework di base praticamente per costruirci sopra un indice, senza che sia il database a doverlo imparare come farlo. Gli indici GIN, che stanno per Generalized Embedded Index, fanno più o meno la stessa cosa, più o meno, però sono ottimizzati nella struttura per fare ricerche su coppie chiave valore, cioè posso avere un campo che è in realtà una hash. E quindi se ho un campo con una hash, gli indici GIN mi consentono di accedere in modo veloce. I GIST sono utilizzati in ambito
geospaziale per indicizzare tabelle con dati geografici e cartografici in ICG, ad esempio per via Castore, cioè degli esci. Però sarebbe da darci da fare da buoni venti, visto che sei in ICG, per vedere la battuta, potremmo creare l'indice grappa, se ne hai idea. Se sei qualche volontario, non so cosa chi faccia, però se puoi farlo. Scalabilità anche in termini di performance. Quello che vedete a sinistra è la database Postgres, il momento in cui ho iniziato a creare la prima versione che ho usato io, la 7.3, ed era appunto nel 2000. Le performance del database, questa era la versione 8.4.1, si vede piccolino, però una versione quindi ancora una major fa, erano aumentate di più del quasi del 100% complessivamente, quindi era diventato doppio più veloce. Una volta Postgres era noto per essere lento e non usava manco che nessuno, mai SQL era il database di riferimento. Nel 2000, ad esempio, ho sviluppato per l'azienda dove lavoravo un sito che era lunci.it che era basato su MySQL, perché Postgres non riusciva a tenere, facevo 1 milione di pagine viste al giorno all'epoca, però Postgres all'epoca non avrebbe tenuto. Con la 8.4, ad esempio, ho sviluppato e progettato il sito del Magic Campionato, quello della Gazzetta dello Sport, Fantacalcio, per capirci, della Gazzetta dello Sport, e all'interno usava la prima versione, usava Postgres, la prima versione usava il 7.4. C'erano un po' di problemi in termini di scalabilità e di performance. Con la 8.4 abbiamo ottenuto dei risultati molto ottimizzati in termini di performance. Ora, con la 9, in realtà, le performance sono migliorate ancora di più, con la 9, la 9.1, la 9.2 e la 9.3. E quindi il nostro database ha messo le ali, altro che Red Bull, mi commenta molto la grazia. Perché loro hanno scritto performance con spirito operato. Scalabilità anche in termini di applicazioni. Perché? Perché è un database ricco di feature. Veramente può fare di tutto. Lo imparate nel corso del tempo utilizzandolo, però è un po' come un coltellino svizzero. Non guardate, di solito il coltellino svizzero guardate la lama, che è quella che magari usate, quella del coltello. Però in realtà, se aprite tutti gli strumenti, imparate che ha il cacciavite, la sega, il coso per aprire le bottiglie, ma lo scoprite usandolo. Postgres è un po' la stessa cosa. Ha al suo interno, o disponibile come estensioni, veramente moltissime possibilità e capacità. Utilizza una cosa particolare che si potrebbe eventualmente, cioè non è argomento di oggi, perché è un po' complessa, però è anche un tempo semplice, per gestire la concorrenza utilizza lock particolari, ce li ha chiaramente, ma utilizza lock molto intensivi. Utilizza un multiversion con currency and control, che è un sistema che consente di gestire l'aggiornamento delle tabelle e delle righe senza utilizzare troppi lock, a livello lock, proprio a livello di disco, per dire no, adesso accendo io, tu non puoi accedere. Consente di fare delle transazioni, quindi begin, commit, chi ha usato già il database sa benissimo di cosa sto parlando, quindi faccio un begin, un query di insert, update, abort, annullo le query che ho appena fatto, commit e salvo. Consente anche di eseguirle su statement di tipo DDL, DDL sta per Data Definition Language, quindi sono i statement create, drop table, add table, eccetera, quindi tutte le definità. E ha anche una feature interessante che sono i cosiddetti save points. A metà transazione posso decidere di dire fammi un save point, questo è un punto di salvataggio, e poi vado avanti con la transazione. Se la transazione a un certo punto ha un errore, banalmente perché magari devo collegarmi a un web service esterno al mio database e in quel momento il database non ha accesso alla connettività internet, come mi sono inventato, io voglio mantenere buono quello che avevo fatto fino ad un certo punto e poi riprendere per altra via. Il save point consente di fare quello, quindi sempre mantenendo la transazione valida, inizialmente eseguita, ad un certo punto blocco cioè annullo quel pezzo e ritorno al save point che avevo e riprendo e vado avanti. E tutto sempre con lo standard ACID, quindi atomicità, consistenza, integrità e durabilità. Okay, più o meno. Isolamento e durabilità.
Ha moltissimi tipi di dato, non ho elencati quelli più ovvi, timestamp, integer, stringa, ovviamente, o blob, eccetera, ma anche XML, JSON, range, array, tipi di dato geometrici, quindi point, line, insomma ne ha veramente un po' di tutti i tipi, e anche dei tipi composti, cioè posso avere un tipo che è composto da più tipi, quindi una specie di struttura in C, per capirsi, chiama il programma in C, oppure una, che so, una classe in PHP senza metodi, cioè con proprietà. A livello di query dispone anche di funzionalità particolari, le vedremo poi, le window functions, non le approfondisco adesso, vedremo poi cosa sono, e le stanno per common table expression, perché usa SQL Server per interare le liste, sono le cosiddette query with, cioè with qualcosa e serve qualcos'altro, consentono di gestire, di fare una specie di query temporanea prima e poi eseguire il resto. Le dispone anche di estensioni, quindi casomai nel vostro database aveste bisogno di qualcosa in un certo momento nel tempo, ci sono delle estensioni che possono essere installate con un banale comando create extension, e in questo caso sono anche disponibili e censite in un sito pgxn.org. Dispone di un motore full text search, quindi è già integrato, è nativo all'interno del database, quindi posso creare delle ricerche a testo libero all'interno del mio sistema. Da questo punto di vista c'è anche una persona di TPU che è da Treviso, che conosce molto bene, ad esempio, che doveva essere qua stasera ma non la vedo, che conosce molto bene quella parte, potrebbe essere anche utile approfondirla, ma secondo me. Dispone di linguaggi procedurali, quindi le cosiddette stored procedure, le potete scrivere in DLPG SQL, che è il linguaggio di stored procedure di Postgres, ma in realtà le potete scrivere anche in Perl, in Python, in C, in JavaScript. Quindi internamente ha vari motori che potete andare a utilizzare. Dispone della table inheritance, come già raccontata prima, possibilità di creare delle subquery. Queste sono feature abbastanza ovvie a livello di database, ma quelli delle subquery mai singole non sono state introdotte da tantissimi. Espressioni regolari nelle query, la possibilità di creare schemi all'interno dello stesso database, ad esempio per chi viene su Oracle normalmente avete l'istanza del database e poi n schemi. Postgres invece crea un cluster di database, anche MySQL lo fa, quindi posso avere il database B, C, D, E, F, G, e all'interno del mio database creare lo schema tipo appunto paperino, eccetera, 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 posso fare quanti voglio. Una delle domande classiche degli utenti che vanno su Postgres è: ma quante tabelle posso creare? 20, 30? Quante colonne posso mettere in una tabella? 30, 40? Andate sul sito di Postgres e vedete quante potete mettere, quante volete fare. Stiamo parlando che non ha limiti fisici reali. Dispone dei trigger, che possono essere scritti con i linguaggi procedurali che abbiamo visto sopra, e anche dell'integrità referenziale, quindi foreign key, per capirci. Sono cose ovvie, e le ho messe per l'ultima cosa, perché ci sono anche dei database che non ce le hanno. Non quelli che ho citato prima. Veniamo all'ultima S, siamo quasi arrivati alla fine della prima parte. Allora, backup. Magari non lo fa mai nessuno, però in realtà il backup è molto importante, immagino, no? Bene. Posso fare il backup logico, che vuol dire il dump SQL, e il restore della SQL che mi è stato prodotto. Di fatto, se io ho il mio database, il backup logico cosa vuol dire? Ho fatto 100 insert, il backup logico sarà la sequenza delle 100 insert in SQL, di più o meno. È utile in caso di disaster recovery, perché sicuramente è consistente, ed è utile e necessario al momento quando aggiorno una nuova major release. Questo è un limite di Postgres. Cioè, se devo passare dalla versione domani dalla 9 alla 10, devo fare il dump del database, avere il dump e poi portarlo all'interno della 10. In realtà su questo Postgres sta lavorando e già dalla 9.5, adesso uscirà a breve la 9.4, avrà già il codice interno per consentire la migrazione alla 9.5 in line, quindi senza dover fare un dump e un restore. È stato un processo molto complesso che riguarda, insomma, hanno lavorato esperti in
materia di database a livello internazionale, e a DigiDay è stato presentato da Simon Dix, che è uno dei maggiori sviluppatori di Postgres, proprio il meccanismo che andrà a gestire questa parte qua. Backup fisico, questo è interessante, vi consente di viaggiare nel tempo. È la copia fisica del database con i log transazionali. Copia fisica, cosa vuol dire? Vuol dire che io prendo la cartella del database, Postgres non ha una partizione particolare formattata come un file system su, come un file system Linux normale, volete usare ext4, XFS, quello che volete. Oh, vi consiglio XFS comunque, se doveste utilizzare in termini di performance, non tanto per altre fisiche. In termini di performance, XFS a livello di database funziona bene. E comunque, è un file system normale dove ci buttate dentro il database, voi fate il tar della cartella dove si trova il database, prima dovete eseguire un comando, sto iniziando a fare il backup. Lui copia insieme a quello, cioè chiaramente avete il tar della cartella, lo zip file della cartella. Poi lui inizia ad archiviare, o vi dite di archiviare, tutti i log transazionali che vi genera, cioè tutte le transazioni che le scrive in un file. Ve le mettete da parte, faccio un esempio. Domenica scorsa ho fatto il backup del mio database, il backup fisico, e poi archivio tutti i log transazionali che iniziano da domenica. Ieri, per sbaglio, ma me ne accorgo solo oggi, ho fatto il drop di una tabella, in teoria dovrei essermi accorto prima, ma supponiamo che ho dormito tutto il giorno e me ne accorgo solamente dopo, ho fatto il drop di una tabella e il backup logico che ho è quello di stanotte. Teoricamente quella tabella persa. A meno che non abbia il backup due giorni fa, ma nel frattempo ho perso anche tutti quanti i dati che avevo. Posso fare un backup fisico e poi in time recovery. Cioè posso dire al database, tornami esattamente al momento in cui, il momento prima che facessi il drop della tabella. In questo senso posso viaggiare nel tempo. È una funzionalità molto utile e che anche questa può essere utilizzata in ambito di disaster recovery. E infine la replica, abbiamo già in parte affrontata prima, master e slave anche in cascata. Consente cioè quindi di avere una copia in near real time del database su un'altra macchina e questa continua a ricevere le transazioni in tempo reale. La macchina è anche interrogabile, quello che dicevo prima, ma riduce di molto i tempi di ripristino in caso di crash. Per portare online quella macchina, slave, è l'esecuzione di un comando. E si dice a posto, guarda che diventi master. E la macchina diventa master, per dire che si stacca dall'altra e la potete utilizzare per leggere e scrivere normalmente. Per quanto riguarda il backup, da questo punto di vista abbiamo un orgoglio italiano. BAM è una soluzione open source sviluppata da un'azienda Second Quadrant d'Italia, italiana, che di cui la maggior parte delle persone che ci lavorano fanno parte anche di Google. Ed è una soluzione open source comunque per la gestione dei backup. Molto efficace, si occupa soprattutto della parte di backup fisico. Consente anche la gestione delle politiche di conservazione di backup, cioè quindi dire conservami 3 backup in una settimana piuttosto tieni un backup di un mese fa, poi anche una serie di cose. E vi consiglio di provarlo. Sicurezza anche di accesso ai dati, quindi non solo backup, ma anche per la gestione avanzata dei permessi utente, quindi utenti, gruppi di utenti, permessi su una singola colonna di una tabella. Quindi posso dire che quell'utente, quando fa un select asterisco alla tabella, la colonna X, che magari tiene le password, non la può vedere. E anche l'accesso al database può essere gestito in modo molto specifico tramite un file, ghdconf, un file di testo normalissimo, una serie di righe che dicono consenti l'accesso a questi indirizzi IP, a questi utenti, su questo database, eccetera, eccetera, eccetera. Possibilità di limitare gli indirizzi IP con svariate tipologie di accesso, password, DLLDAP, eccetera, e possibilità anche di accesso via SSL, cioè potete dire quell'host particolare può collegarsi al mio database solamente via SSL, quando torna comodo, questo tipo di cose. Quando ad esempio avete un database in cloud e voi dal vostro PC dovete connettervi, potete dire tutto quello che arriva da fuori dalla rete privata si connetta con un protocollo SSL in modo tale che la consistenza privata. Facciamo un esempio relativamente alla formula che avevo scritto prima. Allora,
già detto prima, DDL è un data definition language, quindi ti sembra questa roba che ne hai vista, ma forse non te ricordi. quindi sono i classici comandi per fare il create e il drop delle tabelle, ok? Postgres a sinistra, vedete, le istruzioni sono le stesse: begin, drop table, produttore, quella che avevamo fatto prima, rollback, rollback è il comando per dire torna indietro, backslash dt è display table, fammi vedere l'elenco delle tabelle. A destra MySQL, begin, drop table, annulla. Indicativamente fanno esattamente la stessa cosa, quindi voi che risultato vi aspettate? Dopo l'esecuzione di questa cosa qua, secondo voi la tabella produttore dovrebbe essere ancora al suo posto o no? No. E invece, Postgres sì, ma sì, poi no. Quindi voi pensate che eravate all'interno di una transazione, ma sì, quella verrà cancellata, anche Oracle fa la stessa cosa. Se non l'hanno cambiato nell'ultima release, però... quella di fare le transazioni, di eseguire le transazioni, di mantenere tutti gli stati di DDL all'interno della transazione, Postgres la fanno tantissimo in database. Ed è una cosa molto importante, perché è un esempio di scalabilità, semplicità e sicurezza. Beh, semplicità perché è il comportamento che normalmente non si sarebbe aspettato. Ho annullato la transazione, quindi annullami l'operazione che ho appena fatto. Se avessi fatto il drop della singola colonna, che insomma, potevo farlo, voglio tornare, voglio riavere indietro la mia colonna. Scalabilità, perché consente questa cosa qua di fare script di migrazione. Migrazione, cioè, che so, la mia applicazione è la versione 1, voglio passare alla versione 2. Per farlo devo fare tutta una serie di alter table, perché introducono i nuovi cambi, degli update per mettere delle compatibilità, eccetera, eccetera, eccetera. Se lo devo fare in MySQL e la mia procedura mi si blocca a metà, sono un po' del gatto, come che dice da reparti, perché devo ritornare indietro tutto da capo se non ripartire da un backup. Nel caso invece di Postgres, fate un upload, tornate indietro. E ricordatevi che avete anche i save point, quindi potreste anche dire, no, aspetta che faccio prima una roba e dopodiché torno indietro da un altro. Parlo per MySQL, Oracle adesso non so se questa cosa l'ha introdotta nelle ultime versioni, sono rimasto un po' indietro, un po' non lo uso, però questa è un'altra cosa. Bene, e aspetta, sicurezza, è perché delle volte può capitare, fate un copy and call di un pezzo di query e che vi fa esattamente quello che non avrebbe mai dovuto fare se siete all'interno di una transazione, chiaramente uno vi consente di dire, cazzo, non ho sbagliato, mi interrato, cioè torno indietro, mi interrato. Basta un update distruttivo su tutta la tabella, per esempio un po' di dati. È capitato, update tabella, set pipo uguale punto, e beh, chi l'ha messo? Volta, e torno indietro. Vai, in questo caso lo fa anche MySQL, che non è un DDL. Quindi. Però è importante ricordarsi di utilizzare le transazioni anche per questi motivi. Ma, intanto direte, tanto lo usa. Manco nessuno, non se lo fila nessuno. Beh, in realtà, vediamo qualche esempio: nessuno. La NASA, uno dei maggiori utilizzatori, McAfee, ABN AMRO, quindi anche gli istituti bancari, Instagram, NATO, con Postgres, uso proprio Postgres dall'inizio, Spotify, Skype, citavo prima. Adesso non so se con il fatto che è stato acquisito da Microsoft hanno fatto la migrazione, questo onestamente non lo so, però lo usava sicuramente. Zalando, e non nulla, esatto. E anche subito.it, perché lo conosce, e Salesforce, ma di esempi ce ne sono altri. E in caso di problemi, questa è una cosa che tante volte viene chiesta, in caso di problemi è un prodotto open source, un database, normalmente veste anche un ruolo dedicato all'interno dell'azienda, no? Perché tiene tutti quanti i dati su cui l'azienda stessa appoggia magari il suo business. Basti pensare a un gestionale piuttosto che a un sito web con tutte le registrazioni degli utenti. E in caso di problemi, beh, c'è la comunità internazionale che è molto attiva, è una delle più attive che abbiamo mai visto in termini di interazione. Ad esempio nelle mailing list, se voi scrivete in inglese, normalmente vi trovate anche dei
sviluppatori core di Postgres che mi rispondono direttamente, senza farsi tanti problemi, dicendo che sta in mai, non vi risponderanno mai. Invece, beh, ovvio che se vi chiedete com'è che si fa una select, magari non ve lo scrivono, non ve lo dicono, però se avete un dubbio su come fare una cosa o qualcosa che non vi torna a livello avanzato, normalmente vi rispondo. In Italia esiste il IT-Pug, appunto di cui sono socio, e che organizza il PGDay italiano, l'ultimo è stato fatto il 7 novembre a Prato, e la trovate il sito e anche le mailing list in italiano. Se poi vi serve supporto professionale, ci sono delle società o professionisti esperti che lavorano chiaramente nel settore. In questo caso, Automatic Solutions sono io, la società di molte persone, quindi basta. Però no, comunque, ci sono degli esperti, come me, ce ne sono anche altri, e chiaramente adesso uomo me stesso, però che lavorano in questo ambito e che vi possono dare la loro esperienza, consulenza e garanzia. Nella mia esperienza, vi dico, avendo usato Postgres ormai da 15 anni, ho avuto solo due esempi di crash. Un esempio, che non è un crash, il database è rimasto in piedi, in quel caso era un bug che poi è stato risolto nella versione successiva. E un secondo crash l'ho avuto due anni fa, in cui ho un sistema Blade, una SAN, sotto un Blade, la SAN ha smesso di rispondere. Per chi sa come lavorano le SAN, sa anche che oltre ai dischi normalmente hanno una cache per la scrittura molto grande. Se siete abituati ai dischi rigidi, anche quelli magari di RAID una volta erano 128 MB, 256 MB, una SAN ne ha almeno 2 GB di cache. Pensate a 2 GB di dati scritti dentro la cache che non sono ancora stati salvati sui dischi rigidi e vi si spegne la SAN. Il vostro database cosa fa? Provate a tirarlo su, è andato. In quel caso non era andato solo il database, era andata anche proprio la macchina che veniva su. Niente paura, c'era l'hot standby e siamo ripartiti dal momento in cui c'è stato il down, quindi il mio sistema si è fermato, ho ripristinato i dati esattamente al momento in cui era prima del crash tramite il sistema standby e non è andato perso nessuno. Quindi ci sono le soluzioni per garantire, in quel caso non era neanche colpa di Postgres, anzi ha fatto proprio il suo dovere. Allora, nel caso mio fornisco sia formazione, quindi se dovete utilizzare Postgres in azienda o altro, fornisco anche possibilità di fare corsi di formazione per aziende o professionisti del settore e vengono personalizzati anche in base alle esigenze, cioè se praticamente avete un'esigenza particolare può essere personalizzata. E su performance, sui vari temi, performance, sicurezza del capo, soluzioni anche architetturali. Con questo ho finito di fare pubblicità a me, ma invece voglio fare pubblicità a qualunque che mi ha ospitato. E qua chiudo la prima parte, non pensate che abbia finito, ma facciamo un po' di pausa. E c'è eventualmente la possibilità, poi discutiamo se c'è interesse, anche su certi argomenti, organizzare anche un corso, magari partendo da un corso base, quindi anche pratico, utilizzando computer, cioè non dove ci sono qua io che parlo, una cosa interattiva, che sono quelle cose migliori, partendo dalla base e poi magari avanzare. Però, lo metto là come proposta e do la mia disponibilità insomma, a intervenire se però ci sarà interesse. Bene, mi fermo qua 2 minuti, diciamo 2 minuti di pausa, sentiamo se avete qualche domanda o sì. Se volete. Sì. Prima avevi parlato del backup fisico, può essere anche forse una domanda su te? No, può essere usato per backup incrementale. Oh, backup incrementale cosa intendi? Praticamente ho archivi, una tabella contiene i log delle connessioni di alcuni utenti di qualche milione di righe, ogni giorno faccio il backup senza copiare tutta la tabella. Sì, allora cerco di copiare solo quella del primo giorno. La risposta è sì, nel senso. Tu puoi farlo nel momento in cui tu prendi a un certo punto fai lo snapshot, quindi lo zip della cartella che contiene il database. E poi tu puoi continuare, in questo senso è incrementale, sicuramente, puoi continuare ad archiviare i dati
del tuo database, tutti i log transazionali. Però in questo caso vuoi archiviare, attenzione, tutti i log di tutto il database. Se hai 10 database all'interno, non solo di quella tabella, di tutto il sistema, vai a archiviare. Non solamente quella tabella. Okay? Con la 9.3/9.4 sono state introdotte delle feature che consentono di gestire, ad esempio, per una tabella tipo di log che dicevi prima, tu puoi, il sistema ti dà una specie di streaming di tutte le transazioni che sono andate a buon fine e te le dà in formato SQL puro. Il carico e l'overhead è bassissimo e tu puoi crearti un piccolo processino che acquisisce i dati e li salva, ad esempio, come sotto forma di query, oppure le vai a applicare su un altro database per avere una solo di quella tabella. Puoi decidere tu, in quel caso, cosa fare e cosa accettare. Però, questo te l'ho detto lì, nel senso che ce l'hai o tutto, non solo quella tabella, però ce l'hai, è incrementale, oppure utilizzando la feature che dicevo di cui parlavo appena adesso, puoi fare la bella. Sì, perché l'alternativa era fare un dump e poi fare i diff, però... Vabbè, sì, però... Cioè, lo puoi fare, nel senso che il dump in sé non è pesante come operazione. Però dipende dai dati. Però è chiaro che se ci piega 6 ore per fare il dump, non è proprio... una cosa importante, ad esempio, PGDump e PGRestore, dalla versione 9.2 mi sembra, hanno anche funzionalità per fare il dump e il restore parallelo. Quindi, se avete una tabella molto grande, il dump viene eseguito con n processi, si prendono tutti i pezzettini della tabella, è molto più veloce. Nel 2012, mi sembra, facendo la migrazione da una 8.4 alla 9.2, ho usato proprio il dump parallelo, in quel caso non c'era ancora il dump, c'era il restore parallelo, ma il dump non l'avevo ancora fatto, però ad esempio ho parallelizzato parallelamente l'esecuzione di dump sugli n database e ho ottenuto un miglioramento della performance di un database che era circa 140 giga da 6 ore di stop a 1 ora e mezza. Performante, però chiaramente non è proprio il massimo, cioè è meglio avere una soluzione più precisa. Prima parlavi un po' di che puoi mettere le tabelle sulla ripartizione, sì. Nel caso che poi ci passiamo che lo conosco, c'è un database che è MTP, che dove lui butta tutti i dati delle query tipicamente possibilmente su disk logic, con Twitter è un brutto processo di Twitter. Ha qualcosa di analogo al MTB di SQL Postgres oppure... Ti crei il tablespace MTB, diciamo, non il database, anche il database puoi mettere, anche l'intero database puoi mettere su il tablespace. No, aspetta, sì. Quello che l'obiettivo è, okay. Questo MTB è un database di SQL Postgres? No, non ce l'ha. Okay. Quello che lui va a fare normalmente, ad esempio, quando puoi creare una tabella temporanea, e mi sembra che ci sia l'istruzione, però non è a vedere la situazione o il manuale comunque per sicurezza, che ti consente di specificare qual è il tablespace da utilizzare per le tabelle temporanee create. No, puoi fare... In questo caso è serio, si può due tabelle. Select from A in join B e sono con 100.000 record tutte e due, lui ovviamente con delle varie metri, lui si può essere dati su questo tempo di un formato suo come vuole, ma che si usi in modo trasparente. Sì. No, in questo caso no. Postgres non funziona in questo modo, tu puoi fare il join delle tabelle, buttarlo dentro una tabella temporanea, un time table. Normalmente la tabella temporanea viene salvata in memoria o su file system, dipende anche dalle dimensioni, oppure puoi dire di andare sul tablespace. Allora, vediamo perché un elefante intelligente. Vabbè, questa è la slide che parla di business intelligence. È una soluzione ideale e gratuita soprattutto per la business intelligence. Ovviamente per la parte di back-end, per la parte di front-end dovete utilizzare sistemi di business intelligence, ce ne sono vari, citavo prima business objects, ce ne sono Pentaho, che è un open source, c'è Jasper Records ad esempio, c'è Jasper Server per tanto dati. Si integra normalmente perché le soluzioni di BI lavorano via ODBC o via JDBC, ci sono i driver chiaramente sia via ODBC che JDBC per Postgres, e ha molte funzionalità utili per la business intelligence, il posizionamento,
cui parlavo prima, cioè quindi prendere la tabella dei fatti, perché conosco un po' la business intelligence, e suddividerla in n tabelle, però poi nel vostro diagramma a stella vedete un'unica tabella che è quella da cui derivano tutte. Viste materializzate, queste ci torniamo dopo per l'esempio, gli indici bitmap che sono utilizzati moltissimo in ambito BI, consentono di avere per quelli di cardinalità bassa, cioè dove ho delle colonne che hanno 4 o 5 valori, l'indice va, viene fatto come un on-off sul buco, sul booleano, cioè, un po' complicato spiegare, però in caso di corso si può andare a spiegare. E Postgres non ce l'ha nativamente, non puoi fare un indice bitmap su una tabella, però lo usa al posto degli indici, multicolonna, lo fa in automatico. Le tabelle pivot, si possono creare delle tabelle pivot come in Excel, servire. Adesso ne vediamo un esempio. E query with, come dicevo prima, cioè del common table expression, al PG Day, dove ho fatto un talk, lightning talk, molto breve, dove ho tradotto le query with o CTA in dialetto vento. Sono diventate le espressioni comuni del tabella. Ho fatto un po' per ridere. E le window function, queste erano le funzioni finestra, e funzioni finestra. Vediamo una tabella tocca che vorrei scrivere, no? Il allora, questa è la classica tabella pivot che è fatta in Excel, quindi con la, ad esempio, sulla sinistra avete le province, a destra, e questi sono i dati di vendita, ad esempio, suddivisi per province. Allora, in Postgres si può fare, questa è la query che si può fare per eseguire e creare una tabella pivot partendo da una tabella normale. Mi importo la tabella delle vendite, in questo caso ho bisogno di un'estensione particolare che si chiama TableFunc, quindi è un'estensione, quello che dicevo prima, se non avete una funzionalità, Postgres vi consente di importarla e di averla. La creo. Crea la tabella delle vendite che riporta l'identificativo del produttore di grappa che avevamo prima, l'anno di vendita e il totale di vendite per quell'anno e un foreign key chiaramente verso la tabella del produttore. Per sicurezza vado a svuotare la tabella vendita se per caso l'avevo creata prima, ce l'ho, e copio i dati delle vendite all'interno. E adesso eseguo la query che mi dà i dati come li ho inseriti. Poi li vedete bene in sequenza, quindi vedete il produttore, Andrea Ponte, i dati, non è che si è finti i dati, non è di random, che va alla finanza a casa sua. E qua vedete praticamente suddivisi per produttore e per anno i dati. Però io non voglio averli in questo modo qua, voglio prendere, raggruppare per provincia i miei produttori e generare la tabella così posso vederli in modo più dettagliato. Allora, come lo posso fare? Allora, intanto una prima query che posso eseguire è questa, che sarà vada a eseguire, questa è la query di raggruppamento fra il giorno, raggruppo per provincia e conteggio, e mi dai i dati come Padova e gli anni, però non ho ancora portato in orizzontale. Lo si fa con l'estensione cross tab, quella che vedete là, con la query, fatta in quel modo là. Il doppio dollaro è il modo per fare un escape delle query, invece di fare, cioè avrei potuto scriverla con l'apice, se però poi uso all'interno della query l'apice, sapete dove fare l'escape con il doppio apice. Così invece vado meglio, perché con il doppio dollaro è difficile trovare un carattere non utilizzato all'interno delle query. E poi vi dico come formattare i dati in colonna. Se io eseguo quella query, i miei dati raggruppati come tabella pivot, quindi sommati e calcolati. Quindi questa è un'estensione che si può utilizzare, fa anche altre cose oltre a queste, può tornare utile quando dovete fare analisi di questo genere qua. Andiamo avanti. E anche un elefante cartografico. Perché? Perché attraverso l'estensione PostGIS, un'estensione che si può installare su Postgres, una volta era una patch da database, cioè una cosa che doveva essere compilata a fatto, dalle ultime versioni è un'estensione.
o fare delle analisi cartografiche. Qualcuno ha mai fatto analisi cartografica, sa cosa sono? Sì. Ci sono dei tool intanto che consentono di farlo, piuttosto che anche farle via web, ad esempio tramite Google Map, piuttosto che OpenStreetMap. Potete colorare pezzi di cartina, evidenziare un fiume, o sovrapporre i dati della popolazione con colori diversi, cose di questo genere. Ci sono dei tool che lo fanno anche da desktop, come QuantumGIS, Dig, OpenGAP. Questi sono degli esempi di query, non ve le faccio live perché devono importare i dati, sono un po' complesso farlo così al volo. Però vi porto degli esempi che funzionano. Allora, quello che vedete come TheGeom in realtà è l'oggetto, un tipo di dato particolare quando si crea l'estensione PostGIS, che importa praticamente tutti i dati dei confini, dei bordi, i dati geometrici di, che ne so, del comune di Bassano del Grappa, piuttosto che della regione Veneto, piuttosto che del comune di San Martino di Lupani. Allora, fa un po' di scaricare. Allora, la prima funzione dice di mettere tutto insieme e di creare un unico oggetto partendo dall'oggetto TheGeom, che è l'oggetto che rappresenta Bassano del Grappa, distante 30 km dall'Italia, dove è la città Bassano del Grappa. Cosa fa quello? Ritorna un oggetto geometrico con tutti quanti i comuni, ad esempio, se ho quella granularità minima, che stanno attorno a Bassano del Grappa nel raggio di 30 km. La seconda funzione consente invece di raggruppare, supponete che ho la cartina dell'Italia, suddivisa per regioni, all'interno del mio database, però non ho i confini della macroarea nord, centro, sud. Quella funzione là consente di dire, ok, raggruppami i dati per macroarea, perché magari ho il concetto di macroarea messo come etichetta. E la funzione City Union dice, prendi Veneto, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, fammi un unico oggetto grande, che è l'area nord, e poi via le altre. Con l'intersection invece, ad esempio, posso intersecare due entità geometriche diverse, ad esempio il fiume Brenta, con tutte le entità geometriche che sono presenti in Italia. Non ho errori a livello cartografico, teoricamente dovrei avere tutti quanti i comuni che sono attraversati dal Brenta. E consente di fare analisi molto interessanti ed è utilizzato non solo in ambito cartografico, cioè cartografia è solo un pezzo, in realtà si può utilizzare anche in altri ambiti di analisi. Vediamo un tipo di dato strano che è il JSON. Normalmente chi lo usa il JSON in un database? Beh, se avete sentito di tipi di database che vanno per la maggiore negli ultimi anni, i cosiddetti database NoSQL, vengono interrogati normalmente proprio in JSON, perché se si chiamano NoSQL devono interrogare in SQL. E cos'è il JSON? JSON, adesso avete avuto a che fare un po' tutti, sta per JavaScript Object Notation ed è la trasformazione in stringa o serializzazione di un oggetto JavaScript. I principali utilizzi viene utilizzato per le chiamate AJAX, una pagina web, perché magari faccio la richiesta HTTP, ottengo l'oggetto in JSON e ce l'ho già pronto per utilizzarlo in jQuery o quello che ho a livello di JavaScript dentro la parte. Anche per fare richieste e risposte nei servizi REST. La maggior parte dei database NoSQL lavorano proprio con rispondono dei servizi REST per fare un aggiornamento di un dato e avere il retriever, cioè ottenere i dati in via. JSON e Postgres. Postgres ha due tipi di dato JSON. JSON e JSONB. Fino alla 7.3 è solo JSON, dalla 7.4, questo è un esempio di nuova funzionalità, di JSONB, che è una versione ottimizzata binaria del JSON. Il JSON normale viene memorizzato così com'è sotto forma di testo. E dispone anche di operatori specifici per l'accesso, soprattutto può anche indicizzare mediante gli indici GIN il campo e quindi ottimizzare l'accesso. Se ad esempio sono andato su internet e mi sono preso 22 ricette fatte con la grappa, che adesso vado a impostare, le mie ricette che hanno delle informazioni tipo la portata, la difficoltà, la trasformazione, la cucina, non sono dei dati, sono variabili, magari faccio fatica a metterli in colonna, perché magari avrei molte colonne e nulla. E quindi decido di metterle come tipo JSON, due colonne JSON.
E poi, ad esempio, un altro dato variabile sono gli ingredienti. Io non so più la quantità, l'unità di misura, peraltro potrei avere un altro tipo di dato, insomma, un dato molto complesso da renderizzare, se pensiamo nel SQL. E magari devo solo averne l'informazione. Con quel tipo di query che vediamo sotto, vado da prima, sarebbe asterisco della ricetta, dove le il campo preparazione per il campo informazioni è minore di 60, mi faccio dare tutte le ricette che hanno un tempo di preparazione inferiore ai 60 minuti. Lo vediamo anche questo grafico. In questo caso creo la tabella ricetta, come vedete ho i due campi JSON, ingredienti e importo le due ricette che sono qua. Non si capisce niente, ovviamente, abbastanza, anche se sul metodo con la visualizzazione estesa non è che migliori i campi. Però Postgres di questa roba qua qualcosa ne capisce, quindi se faccio la mia ricerca, la query la vedete da sopra, select nome, from ricerca, where cast, informazioni, operazione sintesi, almeno di 60, mi ha dato che su query import con salsa di pere e grappa, se avete fame o qualcosa di diverso, ci si piega meno di 60 minuti per farlo. E il perché di quell'operatore strano, minore dal trattino maggiore maggiore, è perché ha due modi di ritornare i dati, come JSON stesso, quindi posso concatenare e accedere sotto. Io ho JSON, quindi torna JSON. In quel caso mi ritorna testo, è quello che poi devo con il doppio operatore. E quindi lo devo castare intero. Una funzionalità che è tipica del JSONV, di cui non adesso la versione installata, quindi non la vediamo, è l'operatore col punto di domanda, quindi un nuovo operatore introdotto che dice dammi tutte le ricette che come ingredienti hanno la grappa. Col punto di domanda vado a vedere la chiave grappa all'interno dell'array degli ingredienti. Per esempio in questo caso non hai nessuna informazione, che sono un campo unico praticamente con quattro sottocampi. Rispetto ad avere quattro campi, cioè quattro colonne che si chiamano portate, eccetera, quanto impatto sulle prestazioni? Allora, sicuramente avere le quattro colonne è migliore in termini di efficienza, okay? Perché gli indici specializzati sulle colonne sono molto più veloci in termini di accesso. Questo chiaramente era un esempio, cioè quando è che può essere utile utilizzare il JSON? Ad esempio se hai, faccio un esempio, se hai dei dati variabili dove non hai necessariamente sempre quei campi e quindi potresti avere, ad esempio, una cosa che spesso si cerca di evitare, se hai un database con milioni di righe, ma una colonna ha pochi valori nulli, cioè ha tanti valori nulli e pochi valori compilati, è in uno spreco di spazio in termini di database. Questo, ad esempio, ti risolve un po' il problema perché ti consente di mantenere lo spazio ottimizzato. Un altro tipo di utilizzo è che tu potresti dire, ok, faccio la query e mi ritorna tutte le righe. Però durante la query dici di convertire le righe in JSON. Postgres te lo fa e tu puoi praticamente ritornare direttamente il JSON senza passare da PHP che fa un JSON in code o Python che ti fa quello che deve fare, lo passi diretto a... Dipende dal tipo di utilizzo. L'importante è sapere che c'è. Ah, okay. Sicuramente, ma più che altro per capire quanto, cioè, quanto incide sulla prestazione. Esatto. No, a livello di prestazione è più lento, chiaramente. Sì, ma è proprio più lento. No, non so darti una stima interna. Può essere delle decine, settimane? No, non a quel livello. Cioè, è un po' più lento. Ah, ok. Sì. Perché devi usare un tipo di indice diverso. Un esempio di Google Function, vado un po' veloce perché sennò non riesco a fare l'ultimo esempio che potremmo vedere lì. Una Google Function è simile a una funzione di raggruppamento che effettua dei calcoli su un gruppo di righe. Sapete che è un count, la somma. Però a differenza di quelle non le fa collassare in un'unica riga. Il count, se dico raggruppa per regione, ho tutta la regione Veneto con il conteggio diretto sulla regione Veneto. In realtà la finestra non fa questo, la funzione finestra non fa questo. Viene specificata con quelle istruzioni particolari e oltre a tutte le funzioni di raggruppamento classiche, count, sum, eccetera, average, o anche le funzioni row number, rank, first value, last value, che vanno a calcolare dei valori, ad esempio il numero di righe all'interno della
della partizione. Se ad esempio ho dei gironi di campionato in cui ho il girone 1, girone 2, girone 3, girone 4 e devo mettere in fianco a ogni singola squadra all'interno del girone della classifica il numero di posizione, posso fare il coronale. Perché ha fatto con la finestra indicata come l'identificativo del girone e poi ultimo per il punteggio all'interno della partizione c'è calcio il coronale. Il manuale, ricordo un esempio, qua abbiamo una tabella con degli elenchi di dipendenti con il salario e il dipartimento a cui fanno referenza, abbastanza semplice. In questo caso vado a fare una select in cui dico calcolo la media partizionando per dipartimento. Questa query, vedete che i dati ce li ho ancora tutti quelli originali e a fianco ho la media dello stipendio, lo vedete ad esempio su questi due elementi qua. Tra il 2005 e il 2023 con la media 20. Questa query invece va a calcolare tramite la funzione rank la posizione all'interno del gruppo, ma tenendo conto a pari quelli che hanno lo stesso valore, ordinando per stipendio. Quindi all'interno degli admin ho Johnson e Washington che hanno entrambi la posizione 1, ma se vado a vedere ad esempio i manager ho il primo con posizione 1, 2 e 3. Se ad esempio Garfield avesse avuto lo stesso stipendio di Fillmore avrei avuto, qua stiamo parlando, avrei avuto 1-1 Foreign Data Wrappers è un'altra funzionalità di Postgres molto utile. Cosa sono? Sono delle estensioni che consentono di collegare Postgres ad altri database sorgenti dati. Posso collegare ad esempio a Oracle o a MySQL o a Postgres stesso oppure anche un file CSV. Però qual è la differenza? Che utilizzando questo tipo di funzionalità io ho i miei dati, li faccio e li interrogo come tabelle con la sintassi di Postgres, non con la sintassi di Oracle. Ad esempio, se io importo la tabella con primo al codice, che dal mio punto di vista è una tabella assolutamente vuota, ma fa riferimento a un file che si chiama paratetpscontrini.csv, file che al momento non ho. Faccio la query, mi dice che non può aprire il file che non disconfigge, ma con i nostri potenti mezzi ho fatto un bellissimo script di PHP che mi genera un po' di scontrini a codici. Eccolo qua. Questo è quello che produce lo script, la riga. Gli dico di scriverle, scontrini, scontrini, CSV. Lui li sta generando, non li vedo adesso in auto, avrebbe dovuto usare il. Però se faccio la query, ce l'ho qua. E mano a mano che sta andando avanti lo script, genera un scontrino da secondo, i dati continuano a aumentare. Bello, no? Lo fermo. E quindi parlo sempre i miei dati. Qual è il principale problema della soluzione di questo genere? Beh, banalmente, che una select da quella tabella la posso fare, quindi mi faccio dare solamente una riga con un verbo, cioè un po' di select asterisco. Però ogni volta che lo vado a fare scansiono tutta la tabella, per forza, a priori, perché non ho indici. Non posso creare indici su una tabella creata con Foreign Data Wrapper. Però posso fare una vista materializzata. Le viste un po' già raccontate prima, questa è una vista che è una riscrittura di una query. Le viste materializzate invece memorizzano i dati in una tabella dentro Postgres. Cioè posso creare una vista materializzata su una tabella esterna e quindi importarmi i dati nativamente in Postgres e soprattutto le query di selezione sono molto più veloci perché i dati ce li ho interni e in più posso indicizzarli. Però non posso fare insert, delete, update e le viste materializzate non si autoaggiornano, devo aggiornarle io, quindi devo dare un refresh. Vediamo un esempio, quella è la sintassi per creare una vista materializzata. Sotto vedete che fa, ho fatto l'esempio della query che è diversa rispetto a quella originale. Un insert nella tabella originale non viene visto nella tabella materializzata. Adesso lo vediamo in dettaglio. E bisogna usare lo statement refresh, state in mente, sì, buonanotte, refresh materialize più, scontrino materializzato. Poi con quella query che vediamo sotto, vediamo proprio il confronto. Ah, esempio. Creo la vista materializzata. Vedete che mi dice che ha preso 15 record, che sono quelli che avevo preso prima.
se eseguo la query da scontrino materializzato, vedo i miei 12 record. Se però comincio a eseguire di nuovo, stavolta codo i dati al mio script, quindi continuo a buttare dentro righe, e faccio la query da scontrino materializzato sempre 15 righe, ma se becco il mio scontrino algorico, le righe sono aumentate. Se eseguo il comando refresh materialize the view, ho i dati aggiornati. Una cosa bella che posso fare con PSQL è ad esempio lanciare questa query, qua un esempio di sottoquery, una select con dentro due sottoselect che conteggiano gli scontrini materializzati e gli scontrini algorici. Se voglio vedere che si aggiornano, con il comando di PSQL watch, ogni secondo mi eseguo la query di prima e vedo i dati che si aggiornano. Eh sì, una volta, così la sto aggiornando una volta al secondo. Ecco qua, e quindi si vede mano a mano se funziona. Chiaro un po', chiaramente è un esempio. E veniamo alla parte ultima. Questa è la parte che ho già comunque detta, perché parlo un po' nei dati, sto volendo perché era almeno 10 dobbiamo chiudere. E l'unico vincolo attuale della 9.3 è che hanno un lock esclusivo sulla tabella per fare l'aggiornamento. Quindi c'è un'esecuzione in un corso di una select in corso, faccio un refresh, la select si blocca finché non ho terminato il refresh. Dalla 9.4 il refresh viene eseguito in modo concorrente, quindi posso fare una cosa e l'altra. Questa era la parte del finale. Previsioni meteo di Postgres. Ho capito che è tardi, ma usiamo in modo fantasioso i foreign data wrapper. C'è un foreign data wrapper che consente di fare richieste HTTP. Uso l'estroclusivo, JSON, il tipo di dato, e il lateral, che è una funzione particolare, un tipo di JSON particolare che consente di fare Postgres. Sarebbe bello se potessimo fare una select della previsione meteo dove la città è passata per grafo e la data è quella, ma lo voglio fare in tempo reale, cioè non voglio che non ho i dati già presenti in tabella, voglio andare a chiedere a meteo.it. Cosa serve questa roba? Beh, naturalmente se si lavorare puoi guardare quando fare gita, ma non puoi girare qualcosa che si dovrà fare meteo.it, così direttamente dalla console del database, così nessuno le sgamba. Allora, si può fare alta scienza? No, si può fare. E un po' per questo. Ecco, un po' complesso. Comunque, si può fare. Creo un foreign data wrapper che chiede a Bernacca come fare la query. Creo una foreign data table con le previsioni meteo e poi faccio la query. Facciamo un esempio. Queste sono le istruzioni che avete visto prima. E ho creato anche le due sottoflussive che se faccio la query, e qua speriamo che vada bene per fare la richiesta verso fuori, e quindi ho connessione a Google, sì, già, perfetto. Where ho interrogato il web service dall'altra parte che mi ha risposto in JSON e mi sono preso tutti i dati e le previsioni di Bassano del Grappa per i prossimi 15 giorni con dati di temperatura, umidità, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, cosa possiamo anche fare? Visto che ci siamo, sarebbe bello sapere se devo fare un giro dei produttori di Grappa domenica prossima, fare una query che mi dica, in base a dove che cavolo che si situa i vari produttori di Grappa, che cavolo di tempo farà l'8 di dicembre. E come faccio? Beh, questo è l'utilizzo fantasioso di Lateral. Praticamente eseguo una select da produttore e con Lateral eseguo per ogni riga di produttore eseguo la sua possibile previsioni che mi dà per la città del produttore le previsioni del giorno 8 dicembre.
E poi ho lasciato una come si dice, un ritardo leggero, mi chiedeva a fare una richiesta, su un'azienda ha dato errore, avete visto l'errore che è venuto fuori, e così non capite la mazza. Metto il... Eccole qua. Allora abbiamo Andrea da Conte, vedete le previsioni, pulito, cioè limpido, minima massima per l'8 dicembre. Quello che ha dato errore, di Varo, di Gode, di Sant'Urbano, e ho detto, io ho detto di tornare al record vuoto, se non sono riuscito ad averne. E poi via via ho tutte le altre cose. E con questo direi che ho finito.